i sacrifici umani aztechi, dal XIV al XVI secolo. Chi erano gli aztechi e perché i sacrifici umani erano così importanti nella loro società? Il termine azteco è un'invenzione moderna per indicare le varie tribù che facevano parte del regno dei Mexica. Acquisirono importanza durante il IX secolo e il loro impero raggiunse il massimo splendore dal XIV fino al XVI secolo, momento nel quale gli spagnoli conquistarono la regione, devastando e distruggendo tutto ciò che rimaneva degli aztechi, in un lasso di tempo incredibilmente breve. I riti sacrificali e gli autosalassi erano fondamentali nella loro vita quotidiana e un qualcosa di radicato nella tradizione e nella mente degli aztechi. Il sacrificio era al fulcro del loro credo. Si sentivano in debito con gli dèi e dovevano ripagarli ogni giorno, altrimenti il sole non sarebbe sorto. Gli aztechi credevano fermamente che all'inizio dei tempi lo stesso universo fosse stato creato grazie al sacrificio della vita degli dèi, mentre altre divinità si sarebbero sacrificate gettandosi nel fuoco per dare vita al sole. Gli aztechi credevano in molte divinità, ma la più importante era Huitzilopochtli, il dio del sole e della guerra, che esigeva il sangue per essere appagato. Così l'autosalasso diventò un rituale quotidiano per gli aztechi, indipendentemente da età, sesso o rango sociale della vittima. Anche gli animali venivano regolarmente sacrificati, sia in privato che in pubblico. Tra le vittime preferite vi erano le quaglie, ma anche cani, aquile, giaguari e cervi. Oppure farfalle e colibrì per alcune divinità come il serpente piumato Quetzalcoatl. Sebbene il rituale più ambito che attirava maggiormente l'attenzione della comunità era il sacrificio umano in pubblico. Le vittime erano spesso prigionieri di guerra e venivano sacrificate con un rituale molto festoso tenuto dal sommo sacerdote. La richiesta di sacrifici umani era talmente alta che gli studiosi faticano a trovare una cifra esatta che metta tutti d'accordo sul loro numero. I guerrieri aztechi, durante le battaglie, spesso preferivano ferire un avversario piuttosto che ucciderlo, per poterlo catturare e utilizzare successivamente come sacrificio umano. Un'idea condivisa è che molte delle loro guerre fossero spinte dalla necessità di raccattare vittime sacrificali, cosa che allo stesso tempo poteva intimorire i popoli vicini. In genere avrebbero ucciso le vittime utilizzando un pugnale sacro, poiché si credeva che il loro sangue avrebbe dato vita al sole. Ogni singola goccia che cadeva lentamente lo avrebbe ravvivato per dargli la forza di risorgere. Ogni giorno il cuore appena estratto sarebbe stato messo dal sacerdote in un vaso di pietra per poi essere incenerito e offerto al sole perché potesse consumarlo o essere mangiato dal sommo sacerdote. Spesso queste vittime sacrificali impersonavano delle divinità e il loro sacrificio rievocava ciò che la divinità stessa aveva fatto in passato. Essi indossavano dei costumi e si comportavano esattamente come la divinità scelta. Venivano considerati dal pubblico come delle vere e proprie celebrità. Dopo essere stati giustiziati, le loro parti del corpo venivano mangiate dal popolo, spesso parte della classe dominante, per compiacere gli dèi. Ma un rituale particolarmente raccapricciante avrebbe visto i prigionieri di guerra indossare costumi per assomigliare ai vari dèi, per poi essere sacrificati estraendo il loro cuore e scorticando la loro pelle. Le loro pelli sarebbero state indossate dai sacerdoti come costume per rappresentare la divinità. Le modalità con cui si tenevano queste cerimonie evidenziano come gli aztechi avessero una mentalità complessa e una cultura sociale avanzata. Un filo conduttore di tutti questi sacrifici era il cuore della vittima che veniva estratto ancora pulsante e che sarebbe stato innalzato dal sacerdote perché tutti potessero ammirarlo. Al centro del mondo religioso azteco c'era il Grande Tempio, un'imponente piramide con due santuari in cima, uno per il dio della pioggia e l'altro per il dio della guerra. Era situato nella capitale azteca di Tenochtitlan, su cui oggi sorge Città del Messico. Qui innumerevoli sacrifici umani sono stati eseguiti dai sacerdoti. In genere il cuore della vittima sarebbe stato strappato dal corpo, poi decapitato e gettato dalle gradinate, rotolando per più di 50 metri fino a raggiungere la base sottostante della piramide.
Le teste delle vittime venivano esposte su alcune strutture in legno chiamate zompantli e situate alla base del tempio. Questo rituale fu una rievocazione mitologica della storia del dio del sole e della guerra, Huitzilopochtli, che sacrificò sua sorella, la dea della luna, smembrando il suo corpo e poi gettandola giù dalla sacra montagna. Gran parte delle vittime sacrificate nel Grande Tempio erano prigionieri di guerra o schiavi, ma anche bambini, poiché si pensava che le loro anime fossero legate al dio della pioggia. Queste tradizioni andarono avanti per centinaia di anni, fino al marzo del 1519, quando uno spagnolo di nome Hernán Cortés, con una piccola spedizione, invase l'impero azteco, che nel giro di 2 anni si sgretolò conquistato dagli spagnoli e la sua popolazione fu decimata dal vaiolo. Grazie a questo e all'arrivo dei missionari cristiani e dei loro potenti sostenitori, molti dei rituali aztechi che comportavano sacrifici umani furono confinati definitivamente nelle pagine di storia. Ma nonostante gli invasori spagnoli cercassero di sradicare questa pratica e tutti i monumenti ad esso associati, alcuni artefatti sono giunti fino a noi, tra cui diverse torri di teschi e zompantli. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.